Ben ritrovati ragazzi. Sì, Fasmofobia. Sto già pentendo di quello che ho fatto. Ho visto che ho aggiunto un po' di roba. Ho già aperto questa cosa qua con lo scheletro. Non mi ha fatto spaventare. Per fortuna. E niente. Direi di riprendere in mano. Ci giuro, non so come. Non mi ricordo più neanche i tasti fra un po'. Diciamo che seleziono contratto. Migliorato un sacco. Region, no, ecco. Maple Lodge, Campsite, Brown High School. Diciamo che faccio qualcosa di piccolo, no? Giusto per street house. Magari dilettante. No, facciamo. Vabbè, dai, andiamo con professionale. Non voglio giocare incubo perché è quello che. Facciamo questo professionale. Facciamo che compriamo. Oh mio Dio, ci sono anche robe nuove. Che palle, dovrei capire che cosa sono. Puntatore Dots. Cos'è un puntatore e basta? Io vado col mio vecchio setup. Poi se c'è qualcosa di nuovo lo vedrò sul momento. Buono. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Allora, cosa abbiamo? Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate it, but be careful. You don't know what it's capable of. Cursed object. Allora, usa l'incenso per me. L'incenso mette il fantasma dalla caccia a un giocatore. Sì, tu puoi attaccare a sto cazzo. Sfugge un fantasma durante la fase di caccia senza morire. Cioè, proprio vuoi proprio darmi fastidio. Assisti a un evento paranormale con un membro della squadra. Fidati che assisterò. Steven Brown. Com'è che si parlava questo qua? Oddio, che palle. Devo andare a vedere. Allora, la chiave. Devo capire. Devo andare a vedere i tasti. Come cavolo sono messi? Come cavolo si. Si parte, signore. Verso la morte. Non era questo. Quale cazzo era il tasto? Si parte, forse. Questo come si chiama Steven Brown. Ma cavolo si scendeva da sto debosciato? Ah, ok, così. Oh. Ah, infatti, vedete che va adesso. Questa casa qua. Sapete che non me la ricordo? Mi sa che è nuova. Oh, che bello, gli piaceva ammirare le stelle. Ma che bel cielo. Bella casa. Allora, apriamo la porta. Allora, se non sbaglio, il generatore è giù. Ah, ok, sì, beh, abbiamo messo la corrente. E acceso il televisore che ora vorrei spegnere. Grazie mille. Oh, bene. 4 gradi qua dentro. Interessante. Questo quadro è caduto giù per sbaglio? Comunque, secondo me quel quadro caduto vale. Vado un attimo fuori. Interessante. Allora, mi pare che abbia scritto sul libro, quindi ora io vado qua. Madonna mia, come cavolo l'hanno cambiato. Prove. Libro spiritico. Ah, l'hanno cambiato così. L'hanno cambiato. Spirit Box forse è il caso di provare. Allora, secondo me, la butto lì subito. Potrebbe essere un poltergeist perché ha fatto volare in giro un paio di robe. Però non è che l'effettivo Spirit Box, impronte digitali. Ok, forse no. Forse non è. Oh mio Dio, spero non sia un Revenant o un'ombra. Ne hanno aggiunti veramente tanti. Questo è il Mingling. Che cavolo sarebbe invece? Minchia, Minghilinghi. Molto vocale attivo, molto vocale attivo. Easy. Andiamo a prendere la spirit box. Qual è la mia sanità mentale? 81%. E un EMF. Eccoci qui. Sei qui, Steven? Hai voglia di chiacchierare?
Ci sei? C'è qualcuno? Sei da queste parti? Ok. C'è bisogno. Sei da queste parti? Palesemente ha deciso che è di là. Allora. Sì, ti capisco, non è la tua vita quella. Non vuoi che entro in cucina? Adesso puoi sorridere ancora una volta per la telecamera? Ah, facciamo che mi faccio i cazzi miei, Dio, povero. Ok, fuori, allora. Forse avrei dovuto controllare l'IMF. Mi fai controllare l'IMF per piacere? Ah, ne ho davvero bisogno poi all'effettivo di controllare l'IMF? Fammi uscire un secondo. Oh sì, beh, me ne sono accorto di quello. Vediamo la telecamera cosa dice. Vedo dei puntini che svolazzano. Ti prego, dimmi che ci sono dei puntini che svolazzano. Non mi pare neanche per il cazzo. Sono sicuro che era lì. E sono sicuro che era qua. Quindi cosa mi serve? Mi serve un IMF. Non ho neanche voglia di fare gli altri punti. Assisti a eventi paranormali, questo l'abbiamo fatto. Caccia il fantasma, scopri che tipo di fantasma abbiamo a che fare. Mi tocca rientrare in quella stanza del cazzo. Giuro, non mi ricordo più il tipologia di fantasmi, cosa fanno. Ecco, io mi sono consumato tutta la cosa per correre fin qua. Ha aperto anche quell'altra porta, vedo. Gradi. No, è qua allora. È qui ma non va sotto zero. È qui o è sopra? Dite che potrebbe essere anche sopra. Toccate la porta. Sembra tra le due stanze. Ha toccato la porta. Buono, questa possiamo anche pararla fuori. Ha toccato la porta, quindi abbiamo le impronte digitali. Bene, 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 bene. Poltergeist, demone e Minchilinghi. Andiamo a leggerci cosa fa Minchilinghi, perché è nuovo e non ne ho minima idea. Molto vocale attivo. Non mi pare abbia parlato. No, molto vocale, Cristo. Cazzo, ma voi mica siete davvero un fantasma o un poltergeist? Quello che avevo detto fino all'inizio, fa volare gli oggetti. Forza, possono lanciare oggetti, più oggetti contemporaneamente. Senza niente da lanciare, porta che restano impotenti. Capisco. Quindi l'unica cosa è lo spirit box, ma lo spirit box non risponde. Secondo me, quindi. No, perché non c'è temperatura di congelamento. Molto vocale. Però qua vedo oggetti che cadono a destra e a sinistra. Molto vocale. Riproviamo con lo spirit box. Spegnere la luce. Devo davvero? Sì. Sei qui? Sì. Mano, 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 mano. Data easy, data easy. La prima partita è stata easy. Easy. L'avevo beccato fin dall'inizio che era un poltergeist. Appena ho visto volare la situa. E puff. Oh, Bradley, ma ti sei richiamato fuori al cazzo faster.
Beh, per forza, ragazzi, non voglio mica morire come uno stronzo. Ho preso? Oltre che sì, 90 dollari, mai, i 90 dollari più facili della mia vita. Easy. Numeri aggressivi, tu dici 0. Io dico che quando si è fatto vedere... Numero di interazione con fantasma 22. Dico che ho fatto il mio lavoro. Dico. Ne facciamo un'altra. Fra poco. Ma prima è ora di portare fuori il cagno. Io sento. Un sacco di libri qua, un sacco di stessi libri. Quindi scopri che tipo di fantasma abbiamo a che fare. Scatta una foto al fantasma, sfugge al fantasma durante la fase di caccia, arriva la presenza del fantasma con una candela. Non le ho prese le candele. Ah, proprio quella che adoro io, figa. Chiaro. Chiaro. Apro la porta, tuono. Chiaro. Oh beh, bene, bene, bene. Fatemi vedere se vedo qualcosa. Vedo un cazzo. Ora là mi dice già che c'è. Cioè, guardate, intensità 4. Ho solo messo dentro intensità 4 e non si vede una bene amata ceppa di... niente. Cerchiamo di andare a accendere la luce. Ok, lanciarlo non è una soluzione. Allora, non mi pare di aver visto un cazzo. Però almeno abbiamo acceso il contattore. Non ho parlato perché avevo le chiappe proprio strette, strette, strette. Allora, noi siamo entrati, questo qua non ha più detto un cazzo. Io ho già perso 10%, 8-10% della sanità. Ma che si chiama? Kenneth Davis. Scommetto il culo. Questo stronzo è al secondo piano. Infrattato da qualche parte, che vorrà picchiarmelo in quel posto appena possibile. Comunque bello attivo, eh. Che palle, lo odio. Allora, lei venga con me. E in più cosa ci prendiamo? Perché dobbiamo portarlo là, la spirit box o... È una cosa così attiva, così aggressiva, io non so che cazzo sia al momento. For the lulz, ci portiamo il sale? No. E box. Adesso tocco i pulsanti. Gnari. 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 Gnari.
Questo è stato veramente figlio di puttana per quanto io. È aggressivo come non mai. Eh già. Sbaglio o ho riacceso la luce? No, però ha acceso quella là sopra. Infatti mi sembrava, non so, mi sono cagato in mano, ma mi sembrava venisse da sopra. Vediamo come si comporta su di sopra con tutte le luci spente. Ho paura che sia o nel cesso o nella stanza qua a destra e quindi non vedrò niente. Ma non nella stanza là in fondo a sinistra, anche se voi la registrazione probabilmente vedrete ancora di meno. Ha fatto suonare il telefono comunque, quindi è qua da qualche parte. Dovevo portarmi l'EMF. E uno in mano non è che può aver tutto di certo. Soprattutto uno che si sta cagando. Temperatura non è andata sotto zero, che palle. Però qua sulle scale basso. Sei qui? Sei qui? Behind you, ok. Guardate, a me il behind you va benissimo come risposta. Forse adesso il puntatore d'ozio va messo giù. Sono i gemelli, il mimo, altre cazzate. Andrà messo giù quello di nuovo. Se l'hanno messo, l'hanno messo per un motivo. Behind you. Bene. Però a parlare, vedete se. Gli abbiamo chiesto, lui ha detto sciallo, mi ha risposto. Sono contento perché. Behind you, poi no? Persona tranquilla. Con pochi problemi mentali. Sì, ho visto che sei lì, va. Ma che mi levo dal cazzo. Mai fui più veloce. Non so però quel DOTS come funziona. Mi dà un riscontro in qualche maniera, forse. Però ho già capito che devo mettere la telecamera in un altro modo. Ho lasciato la merda di luce accesa. Non credo cambi niente. Allora, behind you, mi ha detto. Pa. Qual era qua una delle missioni? Candela, non c'è candela. Scatta foto. Manco per il cazzo. Cerchiamo di capire un attimino. Fì, i gemelli, il mimo, che cazzo sono? Allora, il mimo è un fantasma inafferrabile. Perché gli altri li afferri.
che rispecchia tratti e comportamenti di altri, compresi altri tipi di fantasmi. Oh, Dio mio, il rompicoglioni praticamente. Diversi rapporti hanno notato avvistamenti di sfere di luce vicino al Mimo. Temperatura di congelamento in protesi digitali. No, ok, secondo me questo possiamo anche chiamarlo fuori. I gemelli sono stati segnati per imitare le azioni l'uno dell'altro. Alternano i loro attacchi per confondere le loro prede. Entrambi i gemelli possono essere arrabbiati e cacciare le loro prede. I gemelli interagiscono spesso con l'ambiente allo stesso tempo. Temperatura di congelamento non l'ho vista, secondo me ce l'avevo in faccia, quindi andiamo per l'onrio. Onrio? Onrio? Spirit Box, sfera di luce, temperatura di congelamento. Anche questo qua, secondo me, no. Allora siamo i nostri cari vecchi amici. A parte se fosse yokai nel culo, me lo dai. Yokai. Spirit Box, sfera di luce, puntatore di OTS. A sapere che ha funzionato il puntatore di OTS, ti direi che sono contento. Che bello, ha acceso la luce nel cesso. E anche aperto la porta. E praticamente mi sta dicendo, Bradley, guarda che io sono qua se vuoi venire a giocare. Io non vorrei però. Questo è il punto. Mi pare. Sapete cosa? Si comporta un po' come un Wraith, se dovessi essere sincero. Non è un Wraith, non gli si abbassa la temperatura. È strastronzo questo coso qua. Non è un po' Poltergeist? E darei un Wraith se non fosse che non c'è la temperatura. Ma i Wraith hanno la temperatura? Mi pareva di sì. No, non ce l'hanno la temperatura. Allora, per mettere fuori il Wraith, ci basta andare lì e piazzare giù il sale. Capito? Ci basta andare giù lì e piazzare giù il sale. Come se io adesso avessi di nuovo cazzo voglia di entrare in questo posto qua, no? Quindi abbiamo questo, abbiamo la temperatura, abbiamo il sale. Va bene. Andiamo a mettere giù il sale. Ogni scherzo vale. E speriamo. In alternativa voglio che mi firmi il libro. So che non è là in fondo, quindi quella là potrei usarla come safe house e chiudermi dentro. Non sarà niente di safe lì però. E niente. Io non ho voglia di entrare quando è così stronzo, dai. Poi cosa starà mai facendo per essere così stronzo che i sensori lo vedono? Non lo so. Oh, da qua si vede la luce del mio coso. Che non so cosa stia facendo. Dovrei saperlo. So solo che quello è incazzato e adesso stiamo entrando. Che bella idea, porca puttana, che bella idea. Non è un Wraith. Ha camminato proprio dentro il sale. È in quella stanza. Non fa pallini. Non fa temperatura sotto zero. Figlio di puttana ha camminato. Cioè, gliel'ho messo e ci ho messo un piede sopra. Oh, affanculo. Dovrò arrivarci adesso. Cioè, in verità, non ho tante prove. Perché dovrei portarmi su le. Allora, non è un Wraith. No, pianta di scrivere Wraith, non è un Wraith. I Wraith non toccano quasi mai il suolo. Quasi mai! Vabbè, il che significa che non posso essere tracciati con i passi, quindi io prendo per buona questa. Ha una reazione tossica al sale. Non ha avuto nessuna reazione tossica, semplicemente non ha fatto un cazzo. Quindi, siccome il Wraith non è. Potrebbe essere. Andiamo con i classici. Il Phantom. Phantom. Guardare un phantom farà abbassare molto la sanità mentale. Scatto una foto fantasma. Forse non è un phantom per il semplice fatto che quando l'ho intravisto, forse scendere dalle scale, non mi è sceso tantissimo. E rimane ancora. O spirito. Il libro non l'ha firmato, però. Quindi io lo tirerei fuori per ora se non vado su. Mare.
Sfera di luce non ci sono. Mi manca lo yokai, quello là, yokai. Sfera di luce non ci sono, questo è neanche la temperatura, anche se arriva quasi a zero. Quindi cos'è che mi rimane? Scusami un attimo. Questo, provo. Ari, devo entrare con l'UAV, non so perché non l'ho ancora fatto. Probabilmente una delle cose che. Cazzo, il sensore là, non so cosa faccia, ma. Cazzo, è impossibile. A parte il fatto che non ho mai visto nessuno correre così lento, Dio santo, e perdere il fiato dopo 3 passi del cazzo. IMF 5. IMF 5. Spirito, Vreti Gemelli. Spirito, Vreti Gemelli. Non ha firmato il libro, ma non ho trovato. La temperatura si avvicinava al congelamento. Spirito, Wraith, i gemelli. Io puntatore Dodge non so come cazzo funziona, non lo so. Facciamo l'ultimo giro dove prendo. Ha fatto ripartire il generatore. Ha fatto ripartire il generatore, quel pezzettino di merda. Non è un Wraith, dai, ha camminato. Quindi sono o i gemelli o lo spirito. Debolezze, gemelli, tre secondi. Allo stesso tempo, quindi potrei sentire più casini da svariate parti. Che hanno toccato tutto. Io sono abbastanza convinto che sia questo. Che siano i gemelli. Ammetto i gemelli per adesso. L'unica roba che voglio fare è entrare. L'avete visto, vero? Penso che dopo questa posso essere anche a posto. Dopo aver visto questa roba qua. D'altronde non mi chiamano Cuor di Leone, voglio dire. Sono i gemelli, palesemente, dai. Sono andati a accendere e a spegnere il coso mentre uno mi passava qua davanti. Era qui davanti e poi hanno spento le situazioni. Dai, sono i gemelli. Non ci sono cazzi. La temperatura è andata quasi sotto zero. Per me è quello. No way che. Sì, no, no. Poi guarda come sono incazzosi sti due tizi qua. Oh, buono, ragazzi, dai. Anche per questo mio. Sono tornato, è stata una bella esperienza. Ci vediamo la settimana prossima. Figli di puttana. Non ho fatto un cazzo praticamente. Le missioni non le sto facendo. Che poi perché le missioni devono essere fatte attaccare? Cioè, questo non lo comprendo. Che vorrebbe. Ah, sì, dobbiamo farci attaccare, ragazzi. Era un Wraith! L'avevo detto che era un Wraith. Perché non mi fido di me stesso fin dall'inizio? Ho detto, se fosse la vecchia cosa. Sarebbe un Wraith, si comporta come un Wraith. Però ha camminato sopra il sale. Non cammina quasi mai. Quella storia non cammina quasi mai. Ha una reazione quasi. Che cosa? 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 Poi l'EMF era andato a 5. Vuoi mica che non fosse andato a 5, era andato a 4? Che
Che bella inculata che ho preso. Però per oggi questo è tutto, perché mi sono già sentito il sangue frizzante abbastanza. Numero di interazioni col fantasma 48. Prossima volta mi fiderò dei miei istinti, che sono sicuramente migliori delle prove tangibili che ho davanti. Molto meglio la fede. Signori, tutto. Vi saluto e alla prossima.